Ciao a tutti, oggi durante un'iniziativa a San Didero ci siamo divisi in due gruppi. Il primo gruppo si è incatenato davanti ai cancelli del cantiere qua a San Didero, mentre io insieme ad altri ragazzi e ragazze siamo andati davanti ai cancelli di una ditta Franca, ti ammazzo io! lavora insieme qui nel cantiere di San Didero con dei cartelli e due tente per manifestare il nostro dissenso alla devastazione ambientale che stanno portando avanti qui a San Didero e in tutta la Valsusa. Durante questa iniziativa è arrivato il protagonista di questa azienda che diciamo non si è fermato davanti appunto ai nostri cartelli appunto davanti a noi, ma ha deciso di tirare dritto rischiando appunto di investire molti ragazzi e ragazze. Dopo che è avanzato di una ventina di metri, il camionista appunto è sceso dal veicolo e si è avvicinato a me dandomi uno spintone. E io sono rimasto ferito alla mano perché nello spintone sono stato graffiato, cioè tagliato da una lamiera del tir. Noi eravamo davanti ai cancelli dell'Enterprise perché volevamo impedire il cambio della guardia, non far entrare le camionette da fuori. Quindi eravamo una ventina di ragazzi, avevamo un po' di cartelli, abbiamo messo due tende per terra in modo da impedire il passaggio. E a un certo punto arriva questo camion, allora noi siamo rimasti lì, ci siamo messi davanti e senza neanche che ce ne accorgessimo, un ragazzo si era fermato davanti e il camionista non si è fermato, è andato avanti, stava per metterlo sotto. Allora siamo tutti un attimo agitati, è passato sopra la tenda, quindi l'ha un po' schiacciata. E poi si è fermato, è sceso, ci ha minacciato un po' di volte, ci ha tirato una fioriera e poi niente, cioè, oltre a minacciarci, a urlarci contro, dirci che siamo delle merde,